Io sin da ragazzino ho sempre avuto la cultura dei libri, non so quanti soldi avrò speso per acquistare i libri, ne posseggo oltre 10.000 e infatti mi sto incominciando a porre il problema, avendo compiuto 60 anni, di dove destinare questi libri. Magari troverò una biblioteca, qualcuno a cui donarli, e per me il libro è una cosa importantissima, è l'ossigeno della spiritualità. Leggere è fondamentale e noi dobbiamo fare molto di più affinché la gente legga, affinché si abbia un po' di meno, un poco di meno, lo smartphone in mano, anche se poi sullo smartphone possiamo anche leggere i libri, ma si ritorni proprio alla cultura del libro, perché è bello leggere qualsiasi cosa, è una decisione parlamentare. È preziosissima la piccola editoria, anche perché, come dire, il pensiero discordante, il pensiero plurale, il pensiero non uniformato, molto spesso trova sfogo grazie alla piccola editoria. Ci sono grandi autori che non venivano tradotti in passato, che non trovavano spazio e che lo hanno trovato grazie a giovani editori coraggiosi che li hanno fatti conoscere. Io ricordo, per esempio, quando Tullio Pironti per la prima volta portò in Italia uno sconosciuto egiziano che si chiamava Naguib Mahfouz, che poi ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Ma quando Pironti capì l'importanza narrativa di questo grande scrittore egiziano, che addirittura gli integralisti volevano uccidere, portava una cicatrice qui sul collo perché era riuscì a sopravvivere a questo attentato, quando Pironti portò Naguib Mahfouz per la prima volta in Italia, nessuno lo conosceva. Quindi fu grazie all'intuizione di questo piccolo editore che noi abbiamo conosciuto poi quello che è diventato un premio Nobel per la letteratura.